Un affascinante complesso religioso arroccato su uno sperone di roccia. Un oratorio solitario che da secoli veglia sull'abitato di Olcio. È la chiesa di Santa Maria, autentico connubio di storia, arte e natura. Il nostro viaggio alla scoperta di Santa Maria comincia da Somana, la caratteristica frazione mandellese, dalla quale prende il via il sentiero che porta alla chiesa. Ci aspetta una camminata di una quarantina di minuti tra verdi prati e incantevoli paesaggi. L'ascesa verso la chiesa è caratterizzata da una suggestiva via crucis. Il punto più caratteristico del percorso è l'edicola di Santa Brigida, da tutti i mandellesi conosciuta come Santa Preda. Da qui il panorama è davvero meraviglioso. Ed eccola la chiesa di Santa Maria, posta a 660 metri di altitudine. Le origini della chiesa di Santa Maria si perdono nelle nebbie del tempo. Sappiamo soltanto che in queste zone era attivo nel 1335 un ospitale retto da una comunità di benedettini. Un secolo dopo, nel 1440, la gestione era passata ai sacerdoti di Olcio. Relazione del XVI secolo, il vescovo Filippo Archinti denuncia lo stato precario del complesso
chiedendone immediati restauri. Nel 1627 però la chiesa risulta ancora in pessime condizioni, pur restando al centro della devozione mandellese. Nei secoli successivi vari interventi edificativi, non ultimi i restauri seguiti al rovinoso incendio del 1997, hanno donato al complesso l'aspetto attuale. Oggi la chiesa di Santa Maria è una piccola ma deliziosa perla incastonata nella meravigliosa conca naturale rappresentata dalla Valle del Meria. La chiesa, a croce latina, è caratterizzata da un'unica navata. Nel presbiterio troviamo una cinquecentesca Madonna con Bambino, affiancata dai santi Lorenzo e Giuliano. Di notevole interesse la cappella, realizzata nell'Ottocento dalla famiglia Fagioli di Olcio, con un dipinto del pittore palermitano Francesco Manno, rappresentante Cristo tra i santi Nicola di Bari e Nicola di Tolentino. Particolarmente interessante il campanile, riconducibile almeno in parte al romanico lombardo. La base in particolare, con i caratteristici archetti, potrebbe risalire all'XI o al XII secolo. Termina così il nostro viaggio alla scoperta della chiesa di Santa Maria e della bellissima camminata che permette di raggiungere questo affascinante complesso, un luogo dove ancora oggi il respiro della storia soffia potente.